poco fa quanto? Sei di spade, 5 di coppe e 7 di mano. Riassunto del Natale, che hai detto? Re di spade, 3 di spade. 10 minuti fa che hai detto? Sapendo che te Francesco. 7 di denari. No, vabbè. 7 mi io. 7 di denari. 8 di chicca, spade. 8 di chicca. Devo bere di meno. Cos'è? Cos'è 8 di mazzo? 3 di denari. Ma conosci che cosa mi dai? Il denaro è uscito. Chi? Sì, è uscito. No, non è uscito. 5 di denari. La pariata. Ah, ma di denaro. 7 di spade. 2 di spade. Io arrivo a lui. Siamo a cinchino. 3 di coppe. Io. Piccirito. Quale piccirito? Lui o io? Io. Tu. Tu. Allora, probabilmente 7 anni. 6 di denari. Ah. No. Non ne devo mettere, non ne so. 4 di mazze. Quaterno. Terno. Siamo a cinchino. Sei di cosa? Anche manco chi sei di cosa? Ma se tu non dice cos'è, sai, di dire tutte cose. Sei di mazze, oh, tre di mazze, tre di mazze, tre di mazze, quattro, tre di mazze. Callo di spada. Amone a caso. Amone. Amone a caso. Amone. Il pelo. Il pelo. Io provo una. Nel caso 5 di denari, 4 di coppe. No, non è possibile. 4 di coppe. Asso di coppe, Europa League. Asso di coppe. Amore, euro quanti enne vedi? Please, God, please. Ce ne vuole a me le carte. 5 di spade. Luca, cinquina. Cinquina. Ma tu hai cinquina? Hai cinquina, cinquina. Aspetta, ma c'era. Sono quattro la cinquina. Hai la cinquina. Abbiamo fatto il quattro. Allora, quanto è? Quattro con la cinquina. Quattro cinquina. No, aspetta, io l'ho fatta. Buongiorno. Buongiorno. Io sono senza voce, ragazza. Perché quando ci si riunisce in famiglia, almeno da noi, urliamo tutti. Cioè, non so, forse siamo uno del sud. Senza voce. Sì, amore, non lo vedi che sono senza voce. È una voce terrificante. Dietro di me l'apocalisse, ve l'ho detto, io quando esco di casa, oggi è Santo Stefano, ieri è stato Natale, adesso vi racconto, quando esco di casa è peggio, ve l'ho detto nell'ultimo vlog, di quando rimango a casa, ragazze. Cioè, guarda cosa c'è, sembra che è scoppiata una bomba, sacchetti con vestiti, giubbotti lanciati perché siamo arrivati tardi ieri sera, quindi subito ci siamo spogliati, abbiamo tirato tutto, c'è il giubbotto di Gabriele dietro di me. Siamo corsi a letto perché comunque questa mattina ci dovevamo alzare. Ora sono le 11:10, ragazze. Devo svegliare Gabriele, Giulia è già sveglia, perché oggi siamo di nuovo a casa di mia cognata, dei miei cognati. Niente, ragazze, per la clip di poco fa, fatemi sapere se anche voi nei commenti fate sto casino. Noi siamo una famiglia allegra, ragazzi. Dico, si è capito, si è visto, calorosa, allegra. E facciamo confusione, ragazze, facciamo come lo facciamo apposta. Cioè, quando il mio cognato chiamava le carte, mi ci mettevo anch'io a dire carte sbagliate per far confondere, non si capisce niente, ragazze. Quindi infatti il risultato è che io stamattina sono senza voce. Ieri 25 dicembre, giornata di Natale, siamo stati al ristorante, siamo stati da Seafruit, che si trova in piazza Beccadelli a Sferracavallo Palermo, ragazze, si mangia benissimo, c'è specialità pesce fresco freschissimo, ve lo straconsiglio per chi ha dei dintorni, andate a provare, andate a mangiare lì, ragazze, perché è tutto buonissimo e freschissimo, loro sono delle persone deliziose. E c'è la sala interna e anche il fuori con vista mare, ragazze, quando ci sono le belle giornate, stupendo. Niente, raga, sono senza voce, c'è altro che ciao a tutti qua. Tu sei senza voce? Sì, mamma, sono senza voce, oggi io non cercherò di non parlare, di parlare a mano, perché sennò stasera io mi riduco muta, secondo me, cioè torno a casa se proprio completamente muta. E niente, ragazze, poi dopo il ristorante siamo saliti a casa di mia cognata, avete visto il suo bellissimo albero, che bellissimo. Cioè io secondo me il prossimo anno, non dico che lo cambio il prossimo anno, però un pensierino ce lo faccio perché innevato mi piace tantissimo, ragazze, è bellissimo il suo, è tutto innevato. Poi hanno una casa stupenda loro, veramente. E niente, siamo stati da mia cognata, caciara, ragazze, confusione.
e abbiamo giocato tombola a carte, tombola normale, quella con le cartelle. E poi cosa abbiamo giocato? A cucù. E poi abbiamo giocato la sera al mercante in fiera, ragazze. E oggi vedremo, oggi si mangia di nuovo, si mangia di nuovo. Tante cose buonissime. Però a casa, niente ristorante oggi. Oggi ragazze mi vestirò più comoda. Nella clip dove mi avete visto ieri mi ero cambiata, perché vi lascio una foto, ma non si vede in tutto l'outfit. Ero truccatissima ieri. C'è chi mi ha commentato su TikTok, chi mi segue su TikTok: dovresti truccarti ogni giorno così. Ragazze, ma come si fa? Cioè, come? Io vedo alcune mamme che scendono per andare a scuola, che già sono truccatissime così, vestite di tutto punto, pantaloni di pelle, eccetera eccetera. Io non ce la farei mai, a parte che devo sbrigare due bambini la mattina. Io la mattina scendo quasi sempre senza trucco per lasciare i bambini a scuola, non ce la faccio, cioè è impossibile truccarsi così per andare a lasciare i bambini a scuola, a parte che secondo me non è neanche consono. Di prima mattina alle 8, rossetto rosso, eyeliner, comunque va bene, lasciamo stare. E niente, vi lascio la foto. Praticamente avevo una gonnellina a scacchi rossa e bianca e nera. Maglioncino rosso natalizio. Gli stivali, ragazze, i collant che io odio, non li metto mai. Infatti aveva più di un anno che non mettevo collant. Quindi appena sono arrivata a casa di mia cognata dopo il ristorante, la prima cosa è stata cambiarmi subito. Subito, anziché non mi sono messa in pigiama. Cioè, vi devono ringraziare i miei parenti che non mi sono direttamente messa in pigiama, perché cioè ne ero capace, non è che mi vergogno. Mi sono messa una tuta bella larga, ragazzi, anche perché avevo la pancia che avevo mangiato al ristorante e quindi avevo sto pancione pieno di cibo. Scarpa da tennis. Nella clip dove mi avete visto prima ero così. Ho fatto poi tutto, diciamo, il pomeriggio e la serata così. E oggi mi vestirò comoda, ragazze, comoda. Abbiamo mangiato il tuo cibo, no? A parte tutto, tu mangi sempre solo pasta col formaggino, figlia mia. Cioè, che cosa... Io, ad esempio, lei... Noi eravamo alla prenotazione alle 2:30, perché c'erano due turni al ristorante, da Seafruit. E noi abbiamo scelto il secondo turno, quello delle 2:30, perché essere pronti a mezzogiorno, le donne della mia famiglia non ce la fanno, perché noi ci dobbiamo ristrutturare. Dobbiamo fare la ristrutturazione, dobbiamo essere bellissime. E quindi abbiamo scelto il turno delle 2:30, che stavo dicendo, ah, che lei l'ho fatta mangiare prima, ragazze, perché non ci arrivava alle 2:30, cioè aveva bevuto famissima, poi aveva sonno, quindi a mezzogiorno l'ho fatta pranzare, pasta col formaggino, ne avevo più, e l'ho addormentata tipo alle 12:15, 12:30, gli ho fatto fare un'oretta di sonno, giusto per non farla sclerare poi tutto il pomeriggio, e poi l'ho svegliata, l'ho vestita e siamo scesi. Mi ha fatto impazzire comunque, perché c'era un parco giochi lì, io li da morire, ragazze. Certe volte mi sento tipo il Grinch. No, vabbè. Nel senso che è giusto mettere parco giochi vicino alle... cioè nelle piazze, eccetera, eccetera, però a volte uno deve andare a mangiare al ristorante. Devi entrare, loro ti piangono perché devono andare a giocare al ristorante. Ora, non per essere pessimista, perché io non lo sono, però... ti scatta il campanello. Io ho detto, ragazzi, se vi dovete rompere un braccio al parco giochi, rompetevelo dopo pranzo, almeno non prima di pranzo. Quindi li ho fatti piangere, li ho consolati, diciamo, li ho l'accordai, come si dice qua, li ho accordati, distraendoli. Ho detto, entriamo, mangiamo e poi vi porto al parco giochi. E poi infatti glieli ho portati, ragazze, li ho fatti giocare un pochino, anche se, ragazza, mamma mia, pericolo dovunque. C'erano bambine, le altalene, e bambini più grandi che andavano tipo in cielo, e io avevo paura per lei, perché lei, mamma mia, gli ho bucato un occhio. Ma ora a posto? Queste unghie, che non sono tanto lunghe. Giuliana correva, giustamente c'erano questi bambini che andavano altissimi con le altalene, quindi giustamente ci volevano mille occhi. Però, ragazzi, alla fine si sono divertiti, hanno fatto anche i giri, hanno giocato con l'altalena, hanno giocato con lo scivolo, insomma. Però fosse per me io li toglierei, perché anche quando ero in vacanza, dovunque andavo, in ogni pizzeria, c'era sempre sto
di parco giochi, che poi sono due scivole e due altalene, e tutti i bambini riversati lì, che poi sono sporchissime sta cosa ogni volta, che ci vanno 150 miliardi di bambini, sono all'aperto. E loro vogliono andare là, e quindi io invece di mangiare devo stare a fare un boccone con loro negli scivoli. Un boccone negli scivoli. Comunque, tutto a posto, alla fine tutto a posto, e niente in ordine. E niente, adesso passo e chiudo che ci sbrighiamo. Devo levare questa confusione, ragazze. Devo levare questa confusione perché appena rientro io questo casino non lo voglio. Poi comunque mi devo dare una sistemata, devo sistemare i bambini, adesso sveglio Gabriele, anche perché nel frattempo che parlo con voi sono le 11. Aia! La sto ammazzando sta bambina, ci siete? Aia! La mia testa! Io non cancello niente, raga, siete cadute, vi siete fatte male? No, tutto a posto, è fatta male Giuliana, gli è arrivato il cellulare in testa. Un colpo di telefono. Niente, vi stavo dicendo che nel frattempo che parlo con voi sono le 11, quindi devo andare a svegliare Gabriele. Ma secondo voi, cioè commentatemi in questo punto del video, io secondo voi stasera ci arrivo con la voce? Ok, questo vlog io me lo tiro fino a stasera, perché voglio vedere, voglio farvi vedere come io arriverò con sta voce. Speriamo bene, ragazze. Un grosso bacio, ancora devo pure aprire, ci sono proprio messa là comodo, tanto sono le feste, ragazzi, chi se ne frega. E niente, mi sbrigo perché comunque devo arrivare ad un orario consono da mia cognata, che ci posso andare alle 2. Va bene, a dopo. Chi lo fa il banco? Chi? Sì. Sì. Ciao, grazie. Grazie. Mette le spade. E bellezze, sono a casa, stiamo andando a letto. Scusate la luminosità, che è quella che è. Abbiamo acceso la luce del bagno piccolo, il bagno in camera, per fare questa chiusura video. C'è una bimba che ha sonno. Il nostro santo Stefano è finito, ragazza, questa è la mia situazione con la voce. Volevo arrivare a fine giornata per farvi vedere. Sono le 11:30 e mi sto mettendo a letto, ragazza. Mi sono fatta la doccia al volo, senza shampoo. Domani si ci pensa, veramente, sono stanchissima. I bambini altrettanto. E quindi questo, niente, stiamo andando a letto. Adesso poi la prossima festa, il Capodanno, che sarà a casa mia, ragazze. Io vi mando un grosso bacio. La voce forse mi sa che è più bassa di stamattina. Vi mando un grosso bacio. Auguri a tutte. Auguri. Spero che abbiate passato le feste in pace e serenità. E gioia. Cosa, amore? Un bimbo. Vuoi un bimbo? Poi lo prendiamo, lo compriamo al supermercato, li vendono. Perché io non ne faccio più. Va bene, niente, lasciamo stare questo. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo presto. Buonanotte, diglielo. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Io l'ho allungato la mia mano. Ciao.